Studiosi della Bibbia attribuiscono questa furia al fatto che gli israeliti stavano venerando un falso idolo o qualcosa che lo rappresentava. La verità è che il vitello d'oro rappresenta Taurus, il toro, mentre Mosè rappresenta la nuova era di Aries, l'ariete. Questa è la ragione per cui gli ebrei ancora oggi suonano il corno di Ariete. Mosè rappresenta la nuova era di Ariete e con l'arrivo della nuova era tutti devono abbandonare quella vecchia. Anche altre divinità mettono in evidenza queste transizioni fra ere, come Mitra, una divinità precristiana che uccide un toro con la stessa simbologia. Gesù, quindi, è la figura che introduce l'era che segue quella di Aries, l'era dei pesci. Il pesce è un simbolismo molto comune nel Nuovo Testamento, essendo Gesù conosciuto come il grande pescatore. Ha sfamato 5.000 persone con pane e 2 pesci. Quando ha iniziato il suo ministero, incamminandosi per la Galilea, fece amicizia con 2 pescatori che lo seguirono. La mitra del Papa è incontrovertibilmente una testa di pesce, che rappresenta l'era dei pesci. E credo che tutti abbiamo visto il simbolo del pesce Jesus Lives attaccato sul retro delle auto, ma pochi sanno cosa significa veramente. È un simbolo astrologico pagano per il regno del sole durante l'era dei pesci. Anche la presunta data di nascita di Gesù è essenzialmente la data di inizio di questa era. In Luca 22:10, quando i discepoli chiedono a Gesù dove si preparerà la Pasqua dopo la sua morte, Gesù replicò: appena entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà. Questa scrittura è di gran lunga uno fra i più significativi riferimenti astrologici della Bibbia. L'uomo che versa la brocca d'acqua è Acquario, che viene sempre rappresentato come un uomo che versa acqua da una brocca. Rappresenta l'era dopo i pesci, e quando il sole, il dio sole, lascerà l'era dei pesci, Gesù, entrerà nella casa di Acquario, dato che Acquario segue i pesci nella precessione degli equinozi. Gesù sta solo dicendo che dopo l'era dei pesci arriverà l'era di Acquario. Ora, abbiamo tutti sentito parlare della fine dei tempi e della fine del mondo. A parte le rappresentazioni fumettistiche del libro delle Rivelazioni, questa idea proviene principalmente da Matteo 28:20, dove Gesù dice: «Io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Tuttavia, la traduzione della parola «mondo» è errata, assieme a molti altri errori di traduzione. La parola utilizzata veramente è «ion», che significa «era». Sarò con voi sino alla fine dell'era. E questo è vero, in quanto la personificazione dell'era dei pesci in Gesù Sole terminerà quando il Sole entrerà nell'era dell'Acquario. L'intero concetto di fine dei tempi e di fine del mondo è un errore di interpretazione di un'allegoria astrologica. Diciamolo a quei circa 100 milioni di americani che credono che la fine del mondo sia vicina. Inoltre, il personaggio di Gesù, essendo un ibrido letterario ed astrologico, è più esplicitamente un plagio della figura del dio sole egiziano Horus. Per esempio, graffiti di oltre 3500 anni fa delle mura del Tempio di Luxor in Egitto riportano immagini dell'Annunciazione, dell'Immacolata Concezione, della nascita e dell'adorazione di Horus. Le immagini iniziano con Thoth, che annuncia alla vergine Isis che concepirà Horus. Dopodiché il fantasma sacro Nef ingravida la Vergine e abbiamo quindi il parto della Vergine e l'adorazione. Questa è esattamente la storia del miracolo del concepimento di Gesù. Infatti le similitudini letterarie tra Horus e Gesù sono sbalorditive. E il plagio è continuo. La storia di Noè e della sua arca è presa direttamente dalla tradizione. Il concetto di grande alluvione è onnipresente nel mondo antico, con oltre 200 differenti citazioni in differenti periodi ed epoche. Tuttavia, basta guardare non più lontano di una fonte precristiana risalente al 2600 a.C., la leggenda di Gilgamesh. Questa storia parla di una grande alluvione ordinata da Dio, di un'arca che trasportava animali portati in salvo, e persino la liberazione e il ritorno di una colomba, che corrispondono del tutto alla storia biblica, assieme a molte altre similitudini.
Tuttavia, diversamente dalla Bibbia, la storia di Gilgamesh è sempre stata considerata una leggenda. E poi c'è il plagio della storia di Mosè. Sulla nascita di Mosè è stato detto che fu messo in una cesta e abbandonato in riva al fiume, in modo da evitare l'infanticidio. Venne successivamente salvato da una figlia di reali e da lei cresciuto come un principe. Questa storia del bimbo nella cesta è stata rubata direttamente dal mito di Sargon di Akkad del 2250 a.C. Sargon, una volta nato, fu messo in una cesta in modo da evitare l'infanticidio e abbandonato lungo un fiume. Fu a sua volta salvato e cresciuto da Akki, una levatrice di una famiglia reale. Inoltre, Mosè era conosciuto come il portatore delle leggi, colui che ha portato i 10 comandamenti, le leggi di Mosè. Tuttavia, l'idea di una legge inviata da un dio ad un profeta su una montagna è anch'essa un tema ricorrente molto antico. Mosè è solo un altro portatore delle leggi divine, assieme ad una lunga schiera di analoghe figure nella storia mitologica. In Babilonia, a Nemo venne assegnato l'incarico di ritirare le tavole delle leggi sulla montagna per poi darle al suo popolo. In India, Manu fu il grande portatore di leggi. A Creta, Minos ascese il monte Dicta, dove Zeus gli diede le sacre leggi. Mentre in Egitto c'era Mises, che portò le tavole di pietra sopra le quali c'erano le leggi scritte da Dio. Nemo, Manu, Minos, Mises, Mosè. E i 10 comandamenti? Essi sono ripresi integralmente dalla formula magica numero 125 del libro egizio dei morti. Quello che nel libro dei morti era «Io non ho rubato» diventa «Non rubare». «Io non ho ucciso» diventa «Non uccidere». «Io non ho detto bugie» diventa «Non dire falsa testimonianza». E così via. In effetti, la religione egiziana costituisce probabilmente il 90% delle basi fondamentali della teologia giudaico-cristiana. Battesimo, vita dopo la morte, giudizio finale, parto della Vergine, morte e resurrezione, crocifissione, l'arca dell'alleanza, circoncisione, salvatori, la santa comunione, la grande alluvione, Pasqua, Natale, ascesa al cielo e molti molti altri. Sono tutti concetti ascrivibili a credenze egizie, create molto prima della cristianità e del giudaismo. Giustino il Martire, uno dei primi difensori e storici cristiani, scrisse: «Quando noi affermiamo che Lui, Gesù Cristo, nostro Maestro, fu generato senza unione sessuale, fu crocifisso, morto e risorto e poi asceso in cielo, non proponiamo niente di diverso da ciò che voi considerate appartenga alle credenze dei seguaci del Dio Giove». In un altro testo, Giustino il Martire affermava: «Egli era nato da una vergine. Accettate questo come una similitudine con le credenze circa il Dio Perseo». È ovvio come Giustino e altri paleocristiani sapessero quanto simili fossero la cristianità e le religioni pagane. Tuttavia, Giustino aveva una soluzione. Giustino era così preoccupato della questione che decise di incolpare il demonio. Il demonio ebbe la lungimiranza di venire prima di Cristo e diffondere queste sue caratteristiche anche nel mondo pagano. Cristianesimo fondamentalista, affascinante. Questa gente crede davvero che il mondo abbia 12.000 anni. Allora ho chiesto a uno di questi: «Ok, e allora i fossili di dinosauro?» E lui mi ha detto: «I fossili di dinosauro? Dio li ha messi lì per testare la nostra fede». E io credo che Dio ti abbia messo qui per testare la mia fede. La Bibbia non è altro che un'opera letteraria ibrida astroteologica, come pressoché tutte le precedenti mitologie religiose. In effetti, questa abitudine di trasferire caratteristiche di un personaggio ad un nuovo personaggio si può trovare anche all'interno della stessa Bibbia. Nel Vecchio Testamento c'è la storia di Giuseppe. Giuseppe era un prototipo di Gesù. Giuseppe fu generato da una nascita miracolosa, Gesù fu generato da una nascita miracolosa. Giuseppe aveva 12 fratelli, Gesù aveva 12 discepoli. Giuseppe fu venduto per 20 monete d'argento, Gesù fu venduto per 30 monete d'argento. Il fratello Giuda suggerisce di vendere Giuseppe, il discepolo Giuda propone la vendita di Gesù. Giuseppe inizia a lavorare all'età di 30 anni, Gesù inizia il suo ministero all'età di 30 anni. Il parallelo può continuare all'infinito. Per di più, esiste una qualsiasi prova storica, non biblica, dell'esistenza di una persona vivente di nome Gesù, il figlio di Maria, che ha viaggiato con 12 discepoli, che ha guarito persone e cose di questo tipo? Ci sono oltre 40 storici ben documentati che hanno vissuto sia durante che subito dopo la presunta vita di Gesù e hanno prodotto opere letterarie che messe insieme potrebbero riempire una piccola biblioteca. Quanti di questi storici hanno documentato questo leader spirituale? Neanche uno.
Non c'è nessuna prova di nessun uomo conosciuto con il nome di Gesù nei documenti storici di quel periodo che rassomigli anche vagamente alla presunta vita biblica di Gesù. Voi credete che un uomo che è risorto dopo la morte e asceso in paradiso davanti agli occhi dei presenti e ha compiuto numerosi miracoli a lui attribuiti non sarebbe apparso nei documenti storici? Non è apparso perché Gesù, sia come persona che come Messia, non è esistito. Non vogliamo essere offensivi, vogliamo basarci sui fatti. Non vogliamo ferire i sentimenti di nessuno, ma vogliamo essere accademicamente corretti rispetto a ciò che comprendiamo e sappiamo essere vero. E la cristianità, appunto, non si basa sulla verità. Abbiamo scoperto che la cristianità era infatti niente più che una storia romana, sviluppata in modo politico. La realtà è che Gesù era la divinità sole della setta gnostica cristiana e come tutti gli altri dei pagani era una figura mitologica. È stato l'establishment politico che ha cercato di storicizzare la figura di Gesù per funzioni di controllo sociale. Dal 325 d.C. a Roma l'imperatore Costantino riunì il concilio di Nicea. È stato durante questo incontro che il Nuovo Testamento venne formalmente definito e da allora ebbe inizio una lunga storia di frodi spirituali e spargimenti di sangue in nome della religione cristiana. E per i 1600 anni successivi il Vaticano ha mantenuto una forza opprimente su tutta l'Europa, portando periodi gioiosi come l'Alto Medioevo assieme ad eventi gloriosi come le crociate e l'Inquisizione. La cristianità, assieme agli altri sistemi religiosi teistici, sono la frode di questa era. È servita per separare popolazioni dal loro habitat naturale e allo stesso modo per separare i popoli. Sostiene una cieca sottomissione all'autorità e riduce la responsabilità dell'uomo, considerato che è Dio che controlla tutto. E inoltre terribili crimini possono essere giustificati nel nome di un obiettivo divino. E più importante di tutto, rende più potenti coloro che sanno la verità, ma usano il mito per manipolare e controllare le società. Il mito religioso è l'arma più potente che sia mai stata creata e serve come terreno psicologico sopra il quale altri miti possono sorgere. Un mito è un'idea che, sebbene venga creduta come vera da molte persone, è falsa. In un senso più profondo, in senso religioso, un mito serve come storia in grado di orientare e mobilitare la gente. Non si mette al centro l'aderenza alla realtà di una storia, ma la sua funzione. Una storia non può funzionare se non viene considerata vera all'interno di una comunità o di una nazione. Non si discute nemmeno con quelle persone che hanno il cattivo gusto di porgere domande circa la verità della storia sacra. I tutori della fede non entrano in dibattito con loro, li ignorano o li condannano pubblicamente come blasfemi.